Allora, signor Pais, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci racconti in sintesi questi quadri da lei realizzati, a cosa si ispira? Ma diciamo che già dall'infanzia ero, come dire, molto coinvolto con la natura, mi coinvolgeva, quindi sentivo già un qualcosa che mi portava in quel settore, perché già da piccolo cominciavo a abbozzare le cose più elementari della natura, e questo me lo sono portato fino a un livello, diciamo sui 12 anni, dove ho avuto l'occasione di conoscere un professore famoso di Monaco che mi ha dato i primi insegnamenti, diciamo, del colore, delle sfumature. E quello che riguarda invece il soggetto naturale era una cosa che io sapevo scegliere con, diciamo, scegliere nel senso quello che sentivo è dentro di me. E qual è la sua montagna preferita? Ma di Cortina sono tutte, ne sono innamorato pazzamente. Non ce n'è una in particolare? Diciamo il becco di Mezzodina, sai perché? Perché? Perché abito a Mortisa, l'ho sempre di fronte a me, e poi lo trovo così armoniosa, non con prepotenza, proprio rilassante, ecco il becco di Mezzodina. E quello, oltretutto il cristallo, perché il cristallo dà dei tramonti favolosi, e questo lo dimostra anche certi soggetti, ma diciamo non saprei distinguere, perché ci vivo in pieno fra queste belle montagne, e oltretutto che mi dà anche tante emozioni, soprattutto i soggetti invernali, perché ho avuto occasione, l'ho fatto come professione a maestro di sci, e quello spazio mi ha sempre dato, rubato il tempo di dedicarmi ai soggetti invernali. Quindi dopo, conoscendo l'ambiente, come dire, la morbidezza dei colori, la luce del tramonto, tutti quei riflessi che la neve dà, mi ha portato il dopo a dedicarmi quasi pienamente al tempo dell'acquarello invernale. Difatti vedo tanti soggetti sotto aspetti del mattino, della sera, diciamo una cosa che mi emozionava, perché già anche ai miei allievi spiegavo come ora davo a loro l'insegnamento di ascoltare e di vedere la natura come sta, col vento, con la bufera, col sole, quando nevicava, e riuscivo a dare loro un po' questa grande gioia di... Cosa ha imparato dalla natura? Ma ho imparato... come si può dire imparato? Ti dà la più immensa gioia del vivere, perché quando esci di casa e ti trovi in montagna è la cosa più bella del mondo, perché, come dire, ti trovi talmente in alto dove tutto quello che è sotto ti sfugge un po'. Se la senti di dire un'ultima frase finale dedicata a Cortina? Ma il grande amore per Cortina me lo porterò sempre dietro per tutta la vita. Anche gli ultimi respiri me li spiego di farli in alta montagna. Grazie. Ecco, questa è la cosa più bella che serve per me. Trovarmi in montagna gli ultimi momenti della mia vita. Auguroni. Grazie, è stato un grande piacere. Grazie, signor.